Amici di Patrimonio Italiano TV, a proposito di patrimoni italiani, siamo con una leggenda della musica italiana, ma della cultura italiana in generale, Bobby grazie Solo. Di cuore, grazie di cuore di questo bellissimo apprezzamento. Sono molto felice di essere ritornato a New York, erano parecchi anni, credo 15 anni, ma io sono venuto qua la prima volta nel 64, quindi avevo quattro impresari allora. Si chiamavano Tommaso Salomone, Santino Forzano, Joe Capri, Joe Valente e Sal Palmeri. Tra l'altro nomi anche italo-americani proprio nella radice. Poi c'erano a Mulberry Street due cantine, una la San Gennaro Organization e l'altra Santa Rosalia. E ricordo un pubblico meraviglioso, ricordo anche che non facevamo degli eventi giganteschi di 20.000 persone, ma teatri, palestre di basket che non si sentiva niente, era il soffitto alto 30 metri e giravamo 40 concerti, andavamo a Boston, andavamo, mi ricordo un paese si chiamava Mamaroneck, andavamo a Camden, New Jersey, Newark, Windsor, Buffalo, stavamo due mesi, era bello. Così ho potuto conoscere tutte le sfaccettature dell'America con noi italiani. Ricordo che nei ristoranti nel 64 io volevo la frutta dopo mangiato e loro mi dicevano non si usa, we want fruit? No, we have dessert. E poi gli ho chiesto acqua minerale, poi non parlavo bene inglese, gli ho detto do you have mineral water? Mineral water? We have spring water or tap water, no, mineral water, San Pellegrino. Invece adesso c'è la San Pellegrino in tutti i ristoranti, dappertutto. Adesso diciamo che l'Italia ha una presenza ancora più forte sul territorio americano, come vediamo anche questa sera al Master Theater. Certo, ma io avrei voluto venire tutti questi 15 anni e non posso dire le ragioni, ma ovviamente le capite, cioè non mi hanno interpellato, perché io adoro New York, ho degli amici come Tony qua con me, che per me è come un fratello, una persona squisita. Grazie. E quindi io vorrei venire tutti gli anni. Però anche la maglietta è parecchio simbolica. Sì, e poi ovviamente capisco che la gente ha bisogno di novità. Io quando sono venuto avevo 19 anni, ero novello, e quindi è giusto anche che vengano qua artisti di 18-20 anni. Però a me fa piacere, spero che dopo questo intervento di questa sera posso venire almeno ogni 2-3 anni, anche perché ho qualche annetto sulle spalle. Tu sei sempre lo stesso. God bless you, però giovane, adesso però però comunque farebbe piacere, perché a me piace. Poi mia moglie è americana. Mia moglie è americana e coreana americana. Lei faceva la hostess per la Continental Airlines. E quando ci siamo incontrati 23 anni fa, che ero proprio venuto in occasione di uno spettacolo qui con Tony, mi sono trovato questa ragazza di 23 anni, io ne avevo 50, e infatti mia mamma triestina, quando gliel'ho presentata per chiedergli cosa ne pensava, mi ha detto ma tu sei matto, questa è una bambina. E mi ha detto ma io non gli ho messo una pistola alla tempia, se lei mi vuole sposare forse dopo se ne pentirà, però però siamo ancora insieme, abbiamo fatto un bel bambino, Ryan, che ha passaporto americano, e diciamo sono contento di venire il più possibile, mi diverto molto qua. Il ricordo più bello legato agli Stati Uniti? Ci sono tanti ricordi, diciamo di nuovo il successo che ho fatto l'ho fatto veramente ad alto livello, perché ero nuovo, con la lacrima sul viso, con Zingara, e quindi non potrei dire qual è, perché sono stati tutti belli. Adesso io sono andato a mangiarmi un panino qui in un deli, perché piuttosto che un ristorante mi piace un bel panino col prosciutto e formaggio groviera, e tutto il pubblico stava salendo, mi hanno tutti abbracciato e riconosciuto, quindi questa è la prova che non mi hanno dimenticato.
Bobby, noi come Patrimonio Italiano TV sponsorizziamo il Glocal, l'internazionalizzazione ovviamente degli immigrati, ma mantenendo le radici. Quindi io vorrei chiedere, se possibile, un saluto in dialetto e in inglese, visto che ci troviamo a New York, a tutti gli amici italiani all'estero e di Patrimonio Italiano TV. Io so parlare quasi tutti i dialetti italiani, perché non c'è una pietra dell'Italia che io non conosca, perché ho 55 anni. Però sono romano di nascita, quindi mondiale. Sì. Però loro volevano un saluto in dialetto, sì. Oppure in napoletano. Anche in napoletano, come no? Guaglio, guamando nuova, a cai Bobby solo. Ui log. O anime per il work. E chiudiamo in inglese, va? My dear friends, I'm so happy to be back in the Big Apple, and I hope to be back for many, many times again in the future. God bless you all, and I hope God bless me too, because I need it.